passato molto, molto remoto, grandi artigiani del ferro forgiarono magici anelli. 9 erano per gli uomini, 7 per i nani e 3 per i re degli elfi. Ma ad un certo punto il maligno apprese la tecnica di forgiare il ferro e fabbricò il più forte degli anelli, quello che avrebbe dominato gli altri. Con questo poderoso anello, egli avrebbe dominato il mondo e nessuno avrebbe potuto fermarlo. Mentre gli ultimi uomini liberi perdevano la loro cruciale battaglia, un uomo riuscì a fuggire senza essere visto. Era il principe Isildur, un valoroso combattente venuto da una terra lontana che si impadronì dell'anello. Ma poiché egli non lo distrusse, il maligno sopravvisse e continuò a crescere nella sua perfidia. Ci viene incontro qualcuno, padron Frodo. Sento il rumore di un cavallo. Bene, sono stufo di vedere solo la faccia di mio cugino. Io direi di toglierci dalla strada. È molto meglio che non mi vedano andar via. Potrebbe essere Gandalf. Se è lui, gli faremo una sorpresa. Andiamo. Dell'oscurità vennero ricacciate per sempre dalla faccia della terra di mezzo ad opera dei valorosi amici di Frodo, e con la fine della loro vittoriosa battaglia finisce anche il primo grande favoloso racconto del Signore degli Anelli.